Res publica restituta è questo uno dei cardini o slogan fondamentali dell'ideologia augustea. La restituzione o rifondazione dell'antica res publica comporta anche il ritorno alle origini, alla tradizione del Mos Maiorum, nel tentativo di ricostruire l'identità del popolo romano dalle macerie morali e politiche di 50 anni di guerre civili e di legittimare la nuova forma di governo, il Principato. In linea con tale processo di rifondazione si colloca la riflessione stimolata da Augusto e accolta dai poeti e dagli scrittori dell'epoca sul tempo della prima fondazione della città. Sono due le opere che più di altre esplorano in maniera sistematica questo tema: la storia di Roma dalla fondazione di Tito Livio e l'Eneide di Publio Virgilio Marone. Ne leggeremo alcuni passi significativi per approfondire le modalità con cui si attinge alla riserva mitologica del passato per legittimare il presente e ribadire i tratti distintivi della propria identità in un momento di crisi a cui si accompagna il bisogno di una rigenerazione collettiva. Vedremo poi, leggendo alcuni estratti dal libro di Maurizio Bettini, Radici, come tale recupero della tradizione in funzione dell'identità sia un fenomeno non del tutto estraneo al mondo globale dei nostri giorni.